faccia, non riesco a farmi questa fantasia. Allora non quella, allora non quella, il sole, magna palla, e magna palla, che vado, magna palla, magna palla, pure, dopo, c'è mancaggia, li vado, ma li vado, ma sotto, quella, c'è mancaggia, non li meni, meno sotto, canna, c'è mancaggia, da li amo, se li amo, sono loro, c'è mancaggia, non sono loro. Sì, sì, no, no, no. Hey,
Ciao.
Jamaluza.
In the land of the sunshine, people know how to groove. Take me tonight.
Oggi. Yeah.
Franchi Palmieri. Giova Musa. Maurizio De Franchis. Monica Fierini. Lino Pariota. Maria Laura Gabbini. Francesco Spot. Remo Licastro. Antonio Bruno. Fa flauto. Irina Rozzarena. Tony Esposito. Grazie a tutti. Adesso invece la paura. No, ma gli inizi sono stati, ma se dovessi ricordarmi, tu consideri che io vengo dalla scuola d'arte, no, a Napoli, e quel periodo a Napoli negli anni 70, a Napoli c'era un fermento musicale fortissimo, città di mare, no, con una grande cultura alle spalle. Quel periodo a Napoli era importante, c'erano i miei amici fratelli Bennato, Eugenio ed Edoardo, che abitavano peraltro vicino a me. Eugenio, che già allora faceva delle cose fantastiche con la nuova compagnia di canto popolare, Edoardo Bennato che si affacciava al suo mondo strano, onirico, no? Visionario. E poi io conobbi Alan Sorrenti, te lo ricordi Alan? No, Alan, sì, fortissimo, sì, sì. Alan Sorrenti. E con Alan siamo partiti e ci siamo trasferiti a Roma. Pensa, da lì è iniziata tutta un'avventura musicale incredibile. Avete fatto, mi sembra, a Campodifiori una specie di comune di artisti, sì, no? Sì, sì, esatto. Gregori, negli anni 70 c'era Francesco De Gregori, Antonello Venditti, io e Alan, che abitavamo sempre a Campodifiori, e Lucio Dalla, che si era trasferito da Bologna, si era trasferito a Roma. Per cui Roma poi diventò in qualche modo l'epicentro di una nuova, di un nuovo rinascimento musicale, e io mi trovavo nel mezzo. Essendo uno poi che suonava strumenti insoliti, lì erano tutti cantautori, ero un po' il percussionista, mi è capitato di fare il disco con De Gregori, di fare il disco con Lucio Dalla, con Alan c'è stata un'esperienza bellissima pure in Inghilterra, così. E per cui, diciamo,
da lì è nata la mia storia musicale. Io poi mi sono staccato un po' da tutto questo gruppo, come ognuno di loro si sono staccati, e ho intrapreso la mia carriera solista. Come riferimento per me era l'Africa, erano le percussioni, era il ritmo. Diciamo che quel periodo, in qualche modo, prima Napoli negli anni 70, e poi tutto questo si è trasferito a Roma. E poi è sempre il periodo di Mr. Fantasy questo. Mr. Fantasy, sì, per me è stato importante Mr. Fantasy, perché poi Mr. Fantasy mi ha fatto conoscere. Lo stesso periodo, in quegli anni? Sì, fine anni 70. Io, grazie al suo curatore Paolo Giaccio, che mi propose di registrare in Giamaica, mi ricordo le puntate di Mr. Fantasy. Io registrai tutta una sorta, il mio primo disco, diciamo così, particolare, un po' più pop, e lo registrai proprio in Giamaica, e di lì, diciamo, da là è iniziata la mia storia un po' romana e anche televisiva. Prima dell'incontro con Pino Daniele, poi c'è un incontro con Pino, che è un artista eccelso e grandissimo. È stato un incontro degli anni 80, grazie al nostro comune produttore Willie David. Ci piace conoscerlo allora, esordiente Pino Daniele, che era già faceva delle cose strepitose. E poi con Pino nacque una tournée, una collaborazione che ancora oggi prosegue, una grande amicizia, un grande amore per questo grande artista. E mi ricordo che allora il gruppo era composto da capitanato da Pino Daniele, c'era Tullio De Piscopo alla batteria, James Enese al sassofono, Rino Zurzola al basso, Gio Amoruso, grande tastierista della serie. Poi si è unito Gato Barbieri, Alfonso Johnson, un'esperienza bellissima con Pino. Esperienza meravigliosa che ancora continua. Nana Vasconcello, tanti artisti stranieri. Con Pino sono state le prime collaborazioni degli artisti stranieri. Poi veniva Gato Barbieri anche qualche volta, insomma abbiamo fatto 5-6 anni. Beh, il famoso supergruppo. Il famoso supergruppo abbiamo fatto dai teatri agli stadi, così. Ed è stata per me un'esperienza grandissima. Che l'ultimo concerto che hanno è stato vostro del supergruppo?
Stato credo nel live, adesso non ricordo bene, ma credo che sia stato nel live Napoli, quella Napoli a Piazza Plebiscito con 250.000 persone, in qualche modo era 83 credo. 80, che poi erano gli anni di, che subito dopo uscì da Kalimba? Sì, subito dopo nacque Kalimba, è vero, vero. Sì, sia stato 83 qualcosa. Fu questa invenzione, questo tuo strumento che hai inventato, no? Che partì in realtà poi su Kalimba? Un tuo sound stranissimo, che era un tamborder, no? Sì. Fantastico. Ma quella è stata una cosa, un'idea che io covavo già da tempo, da un sacco di tempo. Perché durante i miei viaggi in Africa io in qualche modo volevo uno strumento a percussione che somigliasse un po' a una chitarra o qualcosa, cioè che mi permettesse di fare delle melodie. In Africa dovete sapere che c'è uno strumento che si chiama il talking drums, che io uso ancora oggi, il tamburo parlante. Questo strumento è uno strumento fatto a clessidra, muovendo, genialità degli strumenti, della musica africana, muovendo, tirando le corde, si tende la pelle e questo strumento cambia, cambia tonalità. E loro riescono a cantare e ad imitare il suono della voce con questo strumento. Si dice che addirittura in alcuni paesi dell'Africa questo strumento riesca a darti proprio dei significati precisi. Su questa mia base io mi sono inventato uno strumento tra l'elettronico in qualche modo per affinare la nota precisa e lo strumento acustico che ho chiamato tamborder, ovvero tamburo di frontiera. E da queste note, poi c'eri tu quel periodo, da queste note, come vi ricordate, nacque poi Kalimba del Luna. E da lì il grande successo con te a casa tua a comporre Kalimba, il vinto il disco per l'estate, il giro del mondo che abbiamo fatto, le milioni di copie, e da lì siamo nata l'esperienza grande. Kalimba però ha avuto successo in tutto il mondo, non solo Sud America, mi ha fatto conoscere. Mi ricordo conoscere anche il concerto a Parigi, a sì. Place de la Concorde, sì. Era Place de la Concorde, insomma era una cosa impazziva. Il razzismo, no? Però voglio dire, quando è suonato Kalimba la gente è saltata. Debbo molto a Kalimba e anche a Papa Chico che abbiamo fatto insieme, primo in classifica. Papa Chico è stato un altro grande successo in tutta Europa. Però devo dire Kalimba mi ha dato la possibilità di incontrare grossi artisti, per me dei miti. Ti ricordi il viaggio in Brasile, no? Con Tolairo che ci ha presentato Gilberto Gil. Gil. Abbiamo fatto Rock in Rio allo stadio Maracanã con Gilberto Gil e Carlinhos Brown, sì. No? La tournée con Brian Ogar. Devo dire che in qualche modo debbo molto a quell'invenzione, a quella sonorità, perché ho incontrato dei grandi artisti che per me, Scugnizzo che veniva da Napoli, no? Dall'istituto d'arte, sembrava quasi un sogno inarrivabile, però a volte la musica ti dà delle possibilità, no? Quando è in qualche modo, seppur naif, è sincera, no? Diciamo, è sentita. E quella sonorità in qualche modo così strana, così particolare, ha fatto un po' il giro del mondo. Il successo molto grande ti dà molte cose, ma ti ruba tante cose, ti ruba molti spazi, ti ferma il tempo. Noi ti ricorderemo, abbiamo passato 2 anni ad andare in giro per il mondo a rappresentare solo Kalimba del Luna, in tutte le televisioni del mondo. Non c'era più spazio mentale per poter creare qualcosa di nuovo. E bisogna ricominciare da capo. Ricominciare da capo significa accantonare quello che è stato un episodio fantastico e ricominciare in qualche modo a ricercare
appare un percorso inverso, a ricercare nella voglia di suonare di nuovo, nella musica, nella collaborazione con gli altri artisti, così. Anche perché noi musicisti dobbiamo sottostare a una regola, a una legge che sembra infame ma è fondamentale, che la nostra vita è regolata da momenti di grande di punte massime che poi possono ritornare di colpo di nuovo giù e bisogna ricominciare di nuovo da capo, e questo può succedere 3-4 volte nella propria vita di una. Remo, sai, c'è una cosa, no? Io mi sono chiesto, no, adesso abbiamo finito il suo DVD, ok, però spesso mi chiedo che cosa voglio da questo DVD, no? Guardi, ci ho pensato che tutto sommato io non è che voglio che la gente dica ah, che bello questo DVD, che belle canzoni, ma questo non me ne frega molto, però ti sono sincero, io vorrei che la gente beccasse quella cosa che io sento, che quella cosa racchiusa dentro, tra le pieghe di quella canzone, di quella musica, capito? Che poi è il vero senso per cui poi mi fa ancora esistere come musicista, mi fa suonare. E vorrei che questo si riuscisse a vedere nel DVD, si riuscisse a capire, capito? Magari in un DVD improvvisato, in un DVD inventato all'ultimo momento, però vorrei che il pubblico beccasse, i giovani, i ragazzi e i non ragazzi, beccasse questa cosa, per me questa è importante. Tu hai capito cosa? Sì, no, sì, per me è difficile spiegarlo, però tu l'hai capito, sì, cosa sì, voglio dire, sì, no? Messaggio, no? Sì, quel messaggio sublimale, che non so, sì, che insito nella musica.